Bentrovati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui oggi nuovamente con i Cavalieri dello Zodiaco Soldier Soul. Ragazzi, nell'ultimo episodio eravamo arrivati dopo aver sconfitto Virgo alla Casa della Bilancia, nel quale i Cavalieri hanno liberato Crystal dal blocco di ghiaccio, nel quale lo aveva imprigionato. E ora andiamo nella Casa dello Scorpione, sia di Milo, proprio con Crystal. Allora, Pegasus e Sirius si precipitano dalla casa, qui ragazzi ci sta spiegando cosa succede, mentre presidiata da Milo dallo Scorpione. La scarpa di Milo sconfigge sia Pegasus che Sirio. E non vale. Se si fiamme pura follia. Ma il fatto di sopravvivere fin qui è segno di indubbia abilità. Quindi si complimenta. Dunque, dovrebbe esserci altri cavalieri di bronzo. Oltre a questi due. Ecco qui ragazzi, è arrivato Crystal. Ragazzi, eccoci allo scontro. Allora, parla almeno 15 attacchi, vinci senza subire prese. Ragazzi, eccoci giunti in uno scontro contro Milo. Guardate, subito parte l'attacco, il grande Milo. Ecco qua, l'abbiamo subito bloccato. Guardatelo qua. Ma noi lo attacchiamo da dietro. Andiamo subito con un polvere di diamanti, vediamo se lo colpiamo. Sì, ecco, l'ho colpito. Andiamo con l'aurora del nord. Si sono annullati, ragazzi, bellissimo. Ecco qua, l'aurora del nord colpito. Andiamo di polvere di diamanti. Ah, mi ha colpito con l'aurora del nord. Ragazzi, si è arrabbiato. Mi sta provando ad attaccare. Vediamo subito polvere di diamanti. No, me l'ha schivata. Me l'ha schivata, ragazzi. Andiamo, niente da fare con la polvere di diamanti. Andiamo. Niente da fare, ragazzi, è fortissimo, è molto veloce. Qua però io lo colpisco con questo attacco. Polvere di diamanti, sì. Ragazzi, scontro all'ultimo sangue. Aurora del nord. Ancora un'aurora del nord, ecco qua, l'ho colpito. Vediamo se riesco a caricare la polvere di diamanti finale. No, non ce l'ho fatta. Ancora un'aurora. Polvere di diamanti, scusate. Ecco qua, la vera polvere di diamanti. Vediamo, sì, ce l'ho fatta, ragazzi, ok. Mossa finale, non ho parlato 15 attacchi, ma non me ne frega nulla. Ecco qua, l'abbiamo sconfitto con la mossa finale, polvere di diamanti. Il grado, ragazzi, sarà stato basso perché mi ha dato parecchi problemi. Vediamo. Infatti, grado D. Però, ragazzi, era veramente forte. Però vedo vinto senza subire presa, almeno quello. Mi ha detto che la sua forza non basta per sconfiggere Scorpione. Prova a livello il tuo corpo invece, sì, perché ci ha iniziato a pungere. Quindi Crystal praticamente rimarrà immobile, perché quello è velenoso. La cuspide scarlatta traccia sul corpo. La costruzione dello Scorpione. Il colpo finale è la cuspide. Che significa Antares? Significa morte certa. Vedete, non si arrende, Cristo vuole sconfiggerlo. Ok ragazzi, allora eccoci di nuovo allo scontro. Siamo sempre contro di lui, anche se Cristo allora è, diciamo, avvelenato, però ora lui c'ha più 20% di attacco. Ragazzi, eccoci al secondo scontro contro Milo con più 20% d'attacco, quindi ancora più forte cazzuto contro di lui. Qua lentissimo Crystal a fare la polvere di diamanti e il cigno mi ha... sì, lo scorpione mi ha anticipato. Qua presa. Qua, veloce, molto veloce. Ragazzi, scorpione è velocissimo. Vediamo se riesco a fargli, sì, ecco qua, polvere di diamanti.
È Aurora del Nord immediata. E ora c'ho anche la mossa finale. Facciamola avvicinare. Eccolo qui. Ti faccio la super mossa, non la mossa finale, ragazzi. In realtà, l'Aurora del Nord super mossa però. Eccolo qua. Colpito in pieno. Polvere di diamanti immediata. Sì, non gli permetto ragazzi neanche di avvicinarsi. Mamma mia, si è avvicinato. Ecco qua subito. Polvere di diamanti. Facciamo l'inora del nord. No, velocissimo, va schivato. Andiamo ancora di l'ora del nord. Scusate, polvere di diamanti. Ora subito l'ora del nord. Oh, come ha fatto a schivarlo? Ancora scontro all'ultimo sangue, ragazzi, qui. Ecco qua, pugno finale. Ragazzi, sono riuscito a tenere la vittoria in maniera molto, molto combattuta. Ma lo dico il grado D sicuramente. Ah no, questo ho tomato la C. Molto difficile, ragazzi, battere Scorpion. Oh, sì, amico. Qui ragazzi sta per finirci, che nel cartone animato lì ci finisce praticamente. Non culturalmente, ora può morire con onore. Cosa? Sì. Qui ci serve la costruzione dello scorpione e addirittura verso di me con il suo potere congelante. Infatti, stiamo scalando a cuspide Antares. Ragazzi, gli ha buttato anche lui la sua stessa arma. Ma se non sarebbe andato la sesta piede avere la peggio. Vedete Chris allora si rialza anche. Adesso solo puoi continuare a vivere Chris. Sarebbe per conto che nessuno potrebbe più di avanzare? Questo bronzo sento tacci a mamoru Kido Saori coso. Ora si rende conto che forse sta sbagliando tutto e lo lascia passare. Ma mentre perché i suoi compagni si avvicinano alla cassa del Sagittario, al maturatore del Sagittario che Athena aveva portato brillo improvvisamente. Non ho letto il finale. E vola verso la propria casa. E dove c'è il maturatore risuonarono tutti insieme. Che ragazzi, veramente. Se non lo sapete, insomma, Pegasus è il cavaliere del Sagittario, quindi è destinato a lui questa armatura. Ecco, vedete qua l'armatura del Sagittario. E ti ora indicherà Pegasus. Messaggio di Micine. E ti è arrivato Chris che ha superato la casa dello scorpione. E qui capiscono che praticamente Micine ha lasciato un messaggio nel quale appunto Pegasus è il futuro cavaliere del Sagittario. A voi, visto di questa casa, è fatta affidare le sorti di Athena. Aioros, ore tacci che c'è cotto. Zetto matte e te cretandara. Itzkurka wakaranai ore tacci. E chiuni daremo otozrenai come sirenai. Kono Jinba chiude. Aioros no atsui omoi ga. Ano wazuka no isho kara tsutawatte kuru. E qui stiamo parlando dello spirito di Micine. Comunque cosa noi non possiamo morire. Ok,
stanno dicendo che sono appunto hanno un legame forgiato dal sangue. Ok. Questo, ragazzi, era ciò che è venuto nella casa sagittale, che era solo, come vedete, su una scena animata. Ragazzi, allora, nel prossimo episodio che vi porto avremo lo scontro contro Aquarius con Crystal, Capricorno con Sirio e infine avremo Pesci contro Andromeda. Quindi siamo giunti quasi alla fine del santuario, perché queste sono le ultime tre case e poi ci sarà lo scontro finale con Hades. E quindi poi avremo finito, siamo quasi alla fine di questo primo episodio, di questa prima, diciamo, storia, che sarebbe quello del santuario, che, come ho già detto in altri video, presumo tutti quanti voi conosciate, per questo che non ho tolto i saluti e i filmati. Mentre dalla seconda storia in poi, che sarebbe Asgard, Ares e Nettuno, le vedremo tutte complete, perché magari, come me, molti di voi neanche magari le conoscono, io personalmente non le conosco, quindi le guarderò insieme a voi. Ragazzi, spero che questo gioco vi stia piacendo, è bellissimo, ve l'ho sempre detto, è stupendo questo gioco, sia come storia, sia come grafica, sia come sistema di combattimento. Se è così, continuate a lasciare like, continuate a, se volete, commentare o condividere, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ditelo anche ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!